Oggi facciamo la cassata al forno siciliana e per farla ci vogliono pochi ingredienti che sono 300 g di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci, 100 g di zucchero semolato, 100 g di burro morbido, 2 uova intere, 1-2 cucchiai al massimo di marsala. Procediamo con il mettere all'interno della ciotola tutti gli ingredienti. Mettiamo infine il lievito. Impastiamo con le mani fino a creare un impasto omogeneo. Una volta aver ottenuto il nostro impasto e successivamente averlo lavorato, mettiamolo in frigo a riposare per 30 minuti. Una volta aver fatto riposare l'impasto, lo dividiamo in due parti. Una volta aver ottenuto questo risultato, bucherelliamo il fondo con una forchetta e mettiamo all'interno la crema di ricotta. Una volta aver ottenuto questo risultato, adesso andiamo a chiudere con un altro pezzo di pasta frolla. Ora verrà un po' storto, perché tanto questo sarà la parte inferiore che non si vedrà. Facciamo dei tagliati e andiamo a infornare a 180 gradi per 30 minuti. La cassata adesso è pronta e da come potete vedere si è formato uno strato superficiale che racchiude tutta la ricotta. Ho spolverizzato la cassata mettendo sopra un po' di zucchero a velo mischiato con della cannella. Da come potete vedere l'interno, la ricotta si è ben mischiata al cioccolato. Ovviamente se metterete all'interno le gocce di cioccolato, la ricotta rimarrà un po' più separata, ma si scioglierà ugualmente. Arrivederci e alla prossima ricetta!